Eccellenza Reverendissima, facendo seguito al nostro recente incontro, mi reco a premura di confermarle che il Santo Padre ha nominato Vescovo di Nocera Inferiore Sarno il Reverendo Sacerdote Giuseppe Giudice del clero della Diocesi di Reggiano Policastro, di cui unisco l'allegato curriculum vitae. Come è prassi, la notizia del provvedimento sarà resa pubblica alle ore 12 di giovedì 24 marzo corrente. Fino a quel momento deve rimanere sub peculiare segreto pontificio. È stata ufficializzata questa mattina a mezzogiorno, contestualmente nelle sedi vescovili delle diocesi di Teggiano Policastro e Nocera Sarno ed in Vaticano, la nomina vescovile di Don Giuseppe Giudice. Il sacerdote di Sala Consilina però non prenderà immediatamente possesso della sede episcopale di Nocera Sarno. Infatti, subito dopo la nomina fatta a Teggiano nella sede del seminario da Monsignor Angelo Spinillo, amministratore diocesano, è stata fissata per il 13 maggio prossimo la cerimonia di consacrazione che si terrà a Sala Consilina, città di origine di Don Peppino Giudice, nel Teatro Tenda Palarusso e che sarà officiata dal cardinale Vallini. Dopo la consacrazione trascorreranno ancora un paio di settimane prima che il nuovo vescovo della diocesi di Nocera Sarno possa insediarsi ufficialmente ed iniziare la sua missione pastorale nell'agro nocerino sarnese. L'insediamento ufficiale dovrebbe quindi avvenire entro la fine del mese di maggio. Spero di essere all'altezza della nomina ricevuta. Con queste poche parole, segno dell'umiltà che da sempre ha caratterizzato la sua vita sacerdotale, Don Peppino Giudice ha commentato la sua nomina. La nomina vescovile di Don Peppino Giudice mette in evidenza un dato inconfutabile, ossia l'ottima qualità dei sacerdoti che si sono formati nel Vallo di Diano. Non a caso, infatti, sia Monsignor Angelo Spinillo, originario di Sant'Arsenio, che Don Peppino Giudice sono stati assegnati a due tra le diocesi più complicate della Campania, quella di Aversa nel Casertano e quella di Nocera Sarno, che comprende tra l'altro anche parte del comune di Scafati. In entrambe, infatti, si registra un alto tasso di criminalità e ciò rende particolarmente delicato il compito di chi è stato chiamato alla guida spirituale di due realtà sociali particolarmente complesse.